Toscana in Spot 2022, il video vincitore è Cancella l'odio di Mattia Pagni. La nona edizione del bando del Comitato regionale per le comunicazioni era dedicata al contrasto al linguaggio violento. Arte a Nino Camardo, una targa del Consiglio regionale, omaggiato il pittore dell'arte naif, nei suoi dipinti, messaggi di pace e universalità. San Miniato torna la mostra mercato del tartufo. Per tre fine settimana il comune toscano si trasforma nella capitale del tartufo in Italia. Il tema scelto per quest'anno è la sostenibilità ambientale. A Montaione in scena la Tartu Festa il 29 e 30 ottobre, una manifestazione giunta alla 29esima edizione, che sarà una festa per tutti, grandi, piccoli e famiglie. Cancella l'odio di Mattia Pagni, il video vincitore di Toscana in Spot 2022, la nona edizione del bando del Comitato regionale che quest'anno aveva come tema No Hate, con la finalità di contrastare l'hate speech, il linguaggio violento, inteso come ricorso a espressioni di discriminazione nei confronti di categorie o gruppi di persone per il loro particolare status economico-sociale, della loro appartenenza etnica, del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso. Il linguaggio d'odio è una malattia del nostro tempo, ha commentato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, che poi ha voluto lanciare un messaggio a tutti i ragazzi. Abbiamo voluto dedicare la scorsa festa della Toscana, che è la festa dei diritti, proprio a questa battaglia, una battaglia culturale contro il linguaggio d'odio che spesso troviamo in rete. È bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte, perché quello che accada, accada sempre meno. E ragazzi, voglio mandare un messaggio: non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo. È come il video che si aggiudica il primo premio, termina con un colpo di spugna contro le parole d'odio. Credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, essere a fianco a tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione. Allora, compito delle istituzioni è quello di non voltarsi mai dall'altra parte, di sostenere ogni iniziativa, ogni progettualità, andando nelle scuole per segnalare quanto oggi sia importante questa battaglia contro le parole d'odio. Gli strumenti della comunicazione offrono molte opportunità, ma nascondono anche alcune insidie, secondo Enzo Brogi, presidente del Corecom. Quest'anno abbiamo voluto impegnarci sulle parole d'odio, perché consideriamo che quello che accade attraverso gli strumenti di comunicazione spesso grandi opportunità da una parte, ma anche molte insidie. E allora i giovani toscani hanno presentato alcuni spot molto belli. È stato difficilissimo selezionare i migliori, lo abbiamo fatto con fatica, facendo emergere tre bellissime esperienze che potrete vedere sui canali della Regione Toscana, del Consiglio regionale e naturalmente del Corecom della Toscana. Le istituzioni stanno però lavorando molto su questo, lo fanno in Toscana, per esempio lo stiamo facendo con la Polizia Postale, con il Consiglio regionale scolastico, con l'Istituto degli Innocenti, attraverso un progetto che sarà diffuso in tutte le scuole primarie della nostra regione, che si chiama Patentino Digitale.
parafrasando una metafora del patentino, tutti i ragazzi sanno guidare i loro motorini, ma è necessario però che vengano formati per conoscere la disciplina stradale, i segnali stradali, ma anche lo strumento che hanno in mano. Ecco, noi abbiamo cercato con i corsi di formazione sul patentino digitale di dare ai giovani studenti tutte quelle conoscenze che consentiranno di utilizzare in modo particolare gli smartphone con grande attenzione, perché, come dicevamo, sono grandissime opportunità, ma dentro hanno anche tante insidie. Soddisfatto il vincitore Mattia Pagni. A volte sembra che l'odio non lasci scampo o via d'uscita, ma occorre trovare la forza per reagire. L'idea nasce da quello che è un po' il linguaggio d'odio, ossia sono parole, sono concetti che vanno a offuscare come un filtro la nostra maniera di vedere il mondo. Tante persone si rassegnano, anch'io in passato tante volte mi sono rassegnato di fronte all'odio, sembra che non ci sia scampo, non ci sia uscita, ma se ognuno di noi prendesse il coraggio, la forza che servirebbe per cancellare questo odio, per tornare a vedere quello che c'è oltre le finestre, oltre i filtri che tutte queste parole mettono sulle nostre vite, riusciremmo a vedere il bello che c'è nel mondo e non solo a fermarci all'apparenza di una parola, di un giudizio, di un commento. Il secondo premio se l'è aggiudicato Pastello Rotto di Roberto Russo, al terzo posto Essere un hater di Edoardo Giannini. Il Consiglio regionale della Toscana ha consegnato una targa al maestro Nino Camardo per i meriti artistici conseguiti dal 1965 al 1980. Considerato uno dei massimi esponenti dell'arte naif, Camardo riesce a trasmettere messaggi di pace nelle sue tele e nei suoi dipinti. L'omaggio all'artista, definito ambasciatore della cultura toscana nel mondo, è stato consegnato da Federica Fratoni, segretaria dell'ufficio di presidenza. È un grande onore questa mattina celebrare l'opera del maestro Camardo con un riconoscimento del Consiglio regionale. Fra l'altro a me fa molto piacere farlo in questa sala dedicata a Davide Sassoli, perché l'arte è un linguaggio universale, è un linguaggio inclusivo e quindi è un linguaggio di fratellanza e di pace, e sicuramente un artista così elevato come il maestro Camardo ha interpretato e sa interpretare questa vocazione dell'arte nella misura più alta che possiamo apprezzare, per cui davvero c'è anche emozione nell'offrire questo riconoscimento, perché il maestro ha portato il nome della Toscana a giro per il mondo, molto oltre i confini del nostro paese, e quindi c'è la riconoscenza per la sua produzione artistica, per essere un ambasciatore della cultura toscana e per essere così disponibile anche con il Consiglio regionale a promuovere un messaggio, ripeto, di universalità e di pace. E infine le parole dell'artista Nino Camardo, che ringrazia emozionato per il riconoscimento. È una cosa bellissima, innanzitutto vi ringrazio tutti per essere qua. Io conosco Firenze molto bene perché ho fatto diverse mostre, sia alla Galleria Arno che alla Pananti, poi tutta la zona. Pertanto la Toscana è la mamma di tutti i grandi maestri del mondo e merita questo e altro perché è conosciuto in tutto il mondo, e questo è un grande piacere. Diciamo che sono l'ultimo dei padri ancora vivente, che sono stato uno dei primi a fare questo con altri artisti, e non ci sono più. E sono stato l'unico a diffondere l'arte naifa nel mondo. Pertanto ne sono molto orgoglioso e molto contento. Devo innanzitutto ringraziare i miei padri, da Giuseppe Migneco, Guttuso, Salvatore Dalì, Pablo Picasso, Salvatore Fiumi e tanti altri. Ne sono molto contento, molto fortunato. È Truffles for Future lo slogan scelto dagli organizzatori per la 51esima edizione della Mostra Mercato, che per tre fine settimana, il 12 e 13, 19 e 20 e 26 e 27 novembre, animerà il territorio di San Miniato, trasformandolo nella capitale del tartufo in Italia. Il tema scelto quest'anno è la sostenibilità ambientale.
L'ecosistema del territorio regala un vero e proprio re della tavola che cresce solo in un ambiente sano e per questo, per la necessità di guardare al futuro e di investire per un territorio sempre più ecosostenibile, è stato scelto questo slogan. Grande soddisfazione per una manifestazione ormai punto di riferimento della Toscana. Saminiato è al suo più importante appuntamento annuale, la mostra mercato del tartufo bianco, che vede nelle tre fine settimana di novembre l'appuntamento con quella che è la capitale del tartufo in Toscana, il centro da cui il tartufo riesce a irradiarsi nelle tavole di tutta Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo, e ormai la Toscana insieme al Piemonte rappresenta punto di riferimento. Vi sono almeno 40 feste del tartufo in Toscana. E Samignato naturalmente è stata un po' la prima e contemporaneamente anche per le esportazioni attraverso le trasformazioni che le aziende riescono a fare si propone come riferimento del tartufo. In un anno importante per Samignato perché sono i 400 anni dal motu proprio che la definì città. E i Medici quando definirono Samignato città e capoluogo di una diocesi hanno offerto un titolo che rende questa realtà dalla cui rocca di Federico II di Svevia si vede tutta la Toscana, almeno un lembo delle 10 province della Toscana si riescono a vedere, sarà teatro dell'appuntamento con il tartufo sicuramente più significativo e importante che in Toscana possiamo vivere nel mese di novembre. Il tartufo di Samignato è un tesoro della Toscana tutta. È bello essere oggi qui a presentare la 51esima mostra enogastronomica del tartufo. È bello farlo insieme al sindaco di Samignato, Simone Giglioli, insieme al presidente Marzio Gabbanini. A loro va un sentito grazie, ma il grazie più grande voglio farlo a tutti i tartufai che con impegno, passione, dedizione riescono a offrirci questa prelibatezza. Voglio anche mandare un messaggio forte. Non può esserci tartufo di qualità se non abbiamo un ambiente sano e allora è necessario investire sulla sostenibilità ambientale, costruire le condizioni perché quei luoghi siano sempre luoghi più sostenibili. Tutto questo è possibile sicuramente grazie al nostro impegno ma soprattutto a quello dei tartufai che mantengono vivo l'ecosistema e che permettono di far conoscere al mondo una delle nostre prelibatezze che porta Samignato nella cima del mondo e che permette in quei giorni di farla capitale del tartufo toscano e nazionale. 51esima edizione, l'anno scorso senza non pochi problemi siamo riusciti a farla con tutte le varie restrizioni, Green Pass e via dicendo. Quest'anno un'edizione tranquilla, se Dio vuole, si torna al vecchio, si torna alla normale organizzazione. Riaffrontiamo tranquillamente i problemi di sempre, tartufo ce n'è poco perché il cambiamento climatico non ci aiuta. Sono 25 gradi ora, insomma, questo non è ottobre, io penso sia il 61esimo giorno d'agosto probabilmente. E quindi una stagione con poche piogge, quindi tartufo molto poco, quello che c'è è buono, però la mostra mercato poi non è solo tartufo, è anche una festa di tutto un territorio, di tutto un paese, un territorio che vive di questo prodotto, anche di questo prodotto d'eccellenza. Quindi dal 12 novembre Samignato si veste nuovamente a festa per la 51esima edizione, una 51esima edizione che è sempre estremamente attesa. Tre fine settimana, tartufo speriamo che si trovi dell'altro, le piogge di settembre, di fine settembre fanno ben sperare, speriamo che il clima sia buono come questo. Questo sì, perché una delle variabili principali sulle presenze dentro la mostra è il bel tempo e ora non si può dire che non sia bel tempo. Noi abbiamo fatto una scelta, cioè ogni volta cerchiamo di individuare una tematica su cui ruotano tutte le iniziative, che non solo sono enogastronomiche, che sono le più importanti, ma anche culturali, di tipo sociale, eccetera. L'anno scorso la mostra è declinata al femminile, quest'anno è un tema importante ovviamente, che è la sostenibilità ambientale. Tant'è vero che
faranno parte importante, sostanziale della mostra, anche di diverse conferenze e anche un bel convegno che anticipa la mostra proprio sulla sostenibilità ambientale, che avrà al centro il Tartufo, che da dicembre dell'anno scorso è stato riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità, e anche perché vogliamo, e questo lo dico con molta convinzione, vogliamo proporre Samignato come capitale toscana del Tartufo, non tanto e non solo perché il Tartufo bianco di Samignato è ottimo, è speciale, ma anche perché a Samignato si incomincia a lavorare con congressi, studi, proprio per fare sì che il nostro Tartufo sia conosciuto e che abbia il ruolo che secondo come merita. Crédit Agricole è presente a fianco della fondazione di Samignato Promozione, così come con tutte le altre iniziative che facciamo sui nostri territori. Lo facciamo con orgoglio, con la stessa attenzione che il nostro gruppo da sempre pone sul territorio e anche sulle eccellenze del territorio. Quest'anno, fra l'altro, è un tema a noi molto caro, che è quello della sostenibilità, per cui affiancheremo Samignato Promozione con delle iniziative dedicate proprio per andare a valorizzare un tema che è molto caro a Crédit Agricole, sulla sostenibilità, sull'economia circolare, che credo sia un tema molto importante, soprattutto perché evidentemente prodotti di eccellenza come il Tartufo Bianco naturalmente possono continuare a crescere un territorio che è sano. Il Tartufo porta con sé significati di ampio spettro, una gamma di interessi che vanno ovviamente dalla tradizione, la cultura, così come l'aspetto economico, che non è indifferente, così come uno strumento portentoso di promozione e di valorizzazione di un territorio e anche la certificazione di un ambiente pulito, integro, incontaminato, e questo credo che sia uno dei valori, fra i valori più rilevanti. La mostra Mercato del Tartufo ovviamente promuove insieme al Tartufo e con il Tartufo anche una vasta gamma di produzioni tipiche del nostro territorio, evidenziandone quindi i valori utili alla enogastronomia, ma come dicevo anche a sottolineare altri valori altrettanto importanti. Un piacere partecipare anche quest'oggi alla presentazione, alla conferenza stampa sulla mostra Mercato del Tartufo, un tema su cui tutto il Consiglio regionale tiene particolarmente, perché la tutela dei prodotti toscani sono per noi un punto focale senza distinzioni tra maggioranza e opposizione. Un territorio, quello di Samignato, che conosco perché vengo comunque dall'area pisana, un territorio che ho frequentato come cliente nella mostra del Tartufo. È anche un'emozione per me ora partecipare da consigliere regionale e cercare di battersi per la tutela di prodotti che veramente fanno un'eccellenza importante per la nostra Toscana. Restando in tema di tartufi, il prossimo fine settimana torna a Montaione, nel cuore della Valdelsa fiorentina, la Tartufesta, kermesse autunnale giunta alla 29esima edizione, che ha come protagonista il Tartufo Bianco. La manifestazione andrà in scena sabato 29 e domenica 30 ottobre, con un programma ricco di eventi e appuntamenti rivolti a un pubblico ampio ed eterogeneo. La rassegna è il massimo dell'espressione del territorio da un punto di vista enogastronomico, e non solo, è una festa per tutti, perché è una festa che per grandi, per piccoli, con attrazioni che vanno dal territorio, con escursioni a piedi nelle aree tartufigene, a cavallo, festa per i più piccoli, quindi nel borgo, e poi naturalmente i nostri prodotti tipici, in particolare il Tartufo Bianco delle colline samignatesi. La valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti del territorio stanno senza dubbio alla base di questo tipo di eventi, come conferma Federica Fratoni, segretaria dell'ufficio di presidenza.
Diciamo che come Consiglio regionale siamo sempre molto felici di accogliere la presentazione di manifestazioni che sono l'ossatura fondamentale delle nostre tradizioni, che valorizzano i prodotti del territorio e che valorizzano anche una qualità ambientale, una tutela della biodiversità che è un tratto distintivo della Regione Toscana. In questo caso siamo alla 29esima edizione, per dire anche il valore, dopo gli anni della pandemia anche la riproposizione di un momento di socializzazione importante e una festa per le famiglie, questo forse è l'aspetto che piace di più, per cui il Comune, al quale vanno i complimenti di tutto il Consiglio regionale, ha voluto mettere in campo un'offerta molto variegata che ruota tutto a un prodotto straordinario come il tartufo bianco, ma che consente davvero soprattutto di vivere giornate nel pieno spirito appunto della socialità, godendosi un contesto storico, artistico, ambientale di pregio indiscusso.